La politica è un insieme di cose e di persone che condizionano il nostro tempo. I politici ci impongono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Appartengono a tutti noi. Siamo noi a sceglierli. La realtà cambia e si modifica. Saremo attenti, perché alcune scelte si legano a noi automaticamente. Già cambiato uomo un'altra volta, come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia. E giocare a innamorarsi come prima. Come si cambia per non morire. Come si cambia per amore. Come si cambia per non soffrire. Come si cambia per ricominciare. Come si cambia per non morire. Come si cambia sentire il soffio della vita su questo letto che fra poco vola. Toccarti il cuore con le dita e non aver paura. Capire che domani è un altro giorno. Come si cambia per non morire. Come si cambia per amore. Come si cambia per non soffrire. Come si cambia. Buonasera a tutti, eccoci ritrovati con l'ultimo appuntamento elettorale programmatico in vista proprio delle elezioni che ci saranno in domenica e lunedì. Sarete appena rientrati a casa, avete ascoltato le curiosità dei vostri simpatizzanti. E noi a tal proposito lo ricordiamo anche per l'ultima volta, lo abbiamo detto nel nostro spot per la campagna di sensibilizzazione al voto. Vi preghiamo di andare a votare. C'è ampissima scelta
e quindi non facciamo risultare il Molise con la più alta percentuale di astensionismo. Già siamo stati troppo famosi per le elezioni, due volte annullate, il 20% quindi delle elezioni fatte in Molise si sono annullate. Qualcuno dice che qualcosa non va anche in queste che stanno per cominciare e si stanno anche per concludere, quindi l'appello nostro da parte di questa televisione è quindi di ricordarvi comunque di scegliere, di recarvi alle urne, anche perché se no fate un favore a chi non volevate votare, ve lo dico francamente, quindi andateci perché votando fate sicuramente una scelta che può essere condivisibile o meno, ma non andandoci avvantaggiate i vostri avversari che avete in mente a casa. E parleremo, vedremo poi nella seconda parte della trasmissione, infatti si sta montando tutto perché abbiamo raccolto i comizi da ieri, da mercoledì con Beppe Grillo, a terminare quindi stasera con gli altri candidati alla presidenza. Grillo ha supportato ovviamente Federico di 5 Stelle. Abbiamo selezionato quindi 5 minuti con un audio di fondo, quindi per ascoltare i candidati presidenti cosa hanno detto ai cittadini che erano giù sotto il palco, e ve li faremo vedere nella seconda parte. Io vado subito a presentare gli ospiti che sono venuti, qualcuno come sempre diserta, ma noi lo spazio lo diamo a tutti e ci dispiace anche far vedere a volte il nome e il cognome accanto ad una, sopra una sedia vuota, ma lo dobbiamo fare per forza di cose, perché è in vigore la par condicio, noi la facciamo anche quando non ci sono le elezioni, la par condicio, però siccome qualcuno può essere poi più attento di un altro, è meglio precisarlo a voi telespettatori, anche perché potreste pensare quello perché non c'era e quella coalizione perché non c'era. Noi abbiamo dato spazio davvero a tutti in questo mese che è trascorso velocemente, con una campagna elettorale un po' anomala, condizionata anche leggermente dal freddo. Per fortuna non c'è stata quella neve caduta copiosa che poteva anche impedire candidati ma anche cittadini di poter ascoltare i messaggi appunto elettorali. Io dicevo, vado a presentare gli ospiti, però devo cominciare con il candidato al Senato del PDL che raggruppava oggi il centrodestra, Ulisse Di Giacomo. Per la seconda volta non ha potuto partecipare a questa trasmissione, ce ne dispiace per voi telespettatori, per chi era simpatizzante per questo gruppo oppure per chi voleva ascoltare qualche messaggio in più che abbiamo visto anche a livello nazionale di Berlusconi. Vi volevamo far ascoltare proprio dalla viva voce di Ulisse Di Giacomo qual era il pensiero del PDL e del centrodestra anche per le elezioni in Molise. Ulisse Di Giacomo ci ha mandato un'email, è in giro in Alto Molise, speriamo che non si sia perso e che possa continuare la sua campagna elettorale. Andiamo avanti e andiamo con le altre presentazioni. Abbiamo il sindaco di Montefalcone, Gigino D'Angelo, che si è messo questa fascia tricolore dirompente, candidato alla Camera con SEL. Buonasera. Buonasera a tutti. Continuiamo ancora, ci spostiamo in vista di regionali, rappresenta il PD perché sta correndo non solo nel Basso Molise, un po' da tutte le parti, ma abbiamo scelto una donna anche questa sera in trasmissione che rappresenta un po' la voce del Partito Democratico. Buonasera a Costanza Carriero. Buonasera e grazie dell'invito. Continuiamo ancora, ci spostiamo da quest'altra parte con Domenico Di Lisa, che è presente sia sul listino maggioritario che in una lista sul proporzionale Democratici per il Molise a sostegno di Romano. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E ancora abbiamo Michele Scasserra, lista civica per Monti, però lo preciso sempre meglio perché lo dico male, no? Civica per Monti, ho detto civica bene. Civica con Monti, con per Monti, l'Italia. Sbaglio buonasera. Qualcosa. Buonasera a Michele Scasserra, candidato alla Camera. Abbiamo visto quindi tanti ospiti, la mia prima battuta è questa. Prima di entrare in trasmissione ho visto vecchi amici del centrosinistra che oggi sono in altri schieramenti. Da dove vogliamo partire? Da Gigino D'Angelo? Prima stavate un po' tutti insieme, ora sì. Vi siete un po' divisi. Perché? Abbiamo fatto scelte diverse. Ovviamente ognuno pensa di avere ragione rispetto ad altri. Io ho scelto di stare a sinistra, perché la sinistra rappresenta valori, storie, e il PD non garantiva più
questi valori. Ovviamente. Poi chiedo scusa, ma dobbiamo fare già un distinguo, perché qui parliamo di Camera e Senato per altri partiti, perché poi a livello nazionale ci sono alcuni partiti che stanno insieme in Molise, che non stanno insieme a livello nazionale. Non è il caso di Sel. Prego. Vorrei completare il concetto. Parliamo del PD molisano. È un PD nato con l'entusiasmo giusto. È un PD che io ho contribuito a far nascere. Ovviamente, strada facendo, mi sono accorto che non era quello il PD che sognavo. Da qui l'altra scelta di aderire a SEL. E quindi mi auguro che i cittadini scelgano SEL, perché c'è bisogno di un riequilibrio a sinistra. C'è un disperato bisogno di politiche di sinistra, perché in Italia ci sono ormai 8 milioni di poveri, gente che davvero arranca, famiglie che sono sul lastrico, e dagli ultimi dobbiamo ripartire. SEL potrà garantire appunto tutto questo con politiche mirate, precise. Ed io ho scelto, lei prima ha fatto qualche battuta sulla fascia. Sì, io ho scelto appunto la fascia per due motivi. Primo, perché c'è una sinistra che ha il coraggio di assumersi responsabilità, che ha il coraggio di sporcarsi le mani quotidianamente, e c'è appunto una sinistra del buon governo, da qui la fascia come sindaco. Domenico Di Lisa invece, qualche tempo fa si diceva scelta di campo, ha cambiato proprio direzione con Romano presidente, tutto il centrosinistra, come dice il suo candidato presidente, è falso, non va bene, bisogna cambiarlo. Io sono in campo con una lista che non casualmente si chiama Lista Civica Democratici per il Molise, perché ritengo che questo centrosinistra ha di fatto in modo innaturale stravolto i connotati del centrosinistra, e non dico solo della sinistra, ma del centrosinistra, facendo accordi con pezzi importanti che hanno gestito il potere insieme a Michele Iorio, quel potere che pure si dice di voler combattere. Ora, io credo che per quanto riguarda me non ci sia bisogno di dimostrare che ho condotto in maniera lineare, trasparente, coerente, continua una opposizione a Michele Iorio e al suo sistema di potere. Io credo che si possa dire la stessa cosa anche di Massimo Romano, perché se c'è stato un consigliere regionale che ha condotto una opposizione, ritengo innegabile e trasparente, a Michele Iorio, questo si chiami Massimo Romano. E allora, perché la scelta quindi di non candidarmi con il centrosinistra? Intanto io non avevo alcuna voglia di, lo dico con molta franchezza, insomma, cioè ho sentito un dovere intanto cimentarmi con questa politica in un momento molto molto particolare, perché sono convinto che un sistema sta crollando di fatto, è un sistema che io ho contribuito a combattere da 40 anni, insomma. Questo sistema è arrivato all'epilogo, alla conclusione, ritengo, e ho pensato che non fosse giusto proprio in questo momento sottrarmi anche alla mia responsabilità. L'ho fatto poi
con Massimo Romano, perché ritengo che quello che si profila, almeno a livello regionale, non sia una reale alternativa al sistema di potere di Michele Iorio. D'accordo, tra un attimo ci torniamo. Per par condicio, devo dire anche lei, un sindaco, il sindaco di Roccavivar, avevo detto quello di Montefalcone del Sarno a Gigino Dante. Costanza Carriero dice no, non è vero, non è così, Domenico. No, io non dico no perché, come ha detto Gigino D'Angelo, ognuno ha fatto le sue scelte. Io ritengo che il Partito Democratico abbia fatto, all'atto della propria nascita, una scelta importante, quella di essere una grande casa riformista dove poter accogliere tutti quanti. Sinceramente dopo 5 anni sono un po' stanca di tutte queste polemiche, la sinistra sta da una parte perché noi stiamo dall'altra, perché i salvatori della patria sono soltanto quelli di sinistra, siamo tutti salvatori della patria, l'importante è uscire da una situazione particolare che è quella in cui ci ha lasciato Berlusconi dopo 10 anni e 12 anni di Michele Iorio. Io personalmente mi appello più a questo ragionamento, ripeto, sono stanca di queste polemiche che il PD non è valido, che il PD molisano non ha dirigenti seri, che il PD molisano ha fatto cose diverse. Non è vero. Noi abbiamo fatto una scelta reale. Siamo come partito, siamo nati, cresciuti, abbiamo preso schiaffi e pugni per 5 anni di fila. Ora in qualche modo stiamo raccogliendo i risultati di un'ottima situazione che di fatto si sta creando, l'abbiamo realizzata noi, siamo tra virgolette soci con Sel, mi dispiace di non essere più socia con Domenico Di Lisa, anche perché ci siamo sempre confrontati all'interno del Partito Democratico e Domenico lo può confermare, perché come dirigente del PD ho sempre avuto modo di parlare con tutti perché ci credo fortemente nella scelta di partito, loro hanno fatto scelte diverse, adesso vediamo, andiamo a governare questa regione, giudicherete e giudicheranno i nostri elettori e i nostri corregionali tra 5 anni se effettivamente avevamo visto bene, se la nostra professionalità, le nostre competenze politiche non siano giuste per questa regione. Non rispondo ad altre polemiche perché non mi interessa. Michele Scasserra, io faccio una premessa dicendo speriamo innanzitutto che dura 5 anni il prossimo governo, sia quello nazionale che quello regionale, perché si parla anche di maggioranze molto molto risicate, e quando ci sono maggioranze risicate bisogna anche poi, si potrebbe prevedere degli accordi anche per governare l'Italia, la regione, eccetera, eccetera. Michele Scasserra, la domanda è questa, visto che ci abbiamo Sel di fronte, no? Con Gigino D'Angelo, ma Monti e Vendola d'accordo non ci vanno proprio per nulla? Beh, non conosco bene Vendola e Monti l'ho incontrato in poche e rare occasioni. Certo, guardando i programmi, credo che più dell'eventuale accordo di due persone ci sia qualche seria difficoltà a far convergere su grandi temi le opinioni di Sel e le opinioni di Monti, però io non vedo la necessità di farle convergere. Siamo alla vigilia di una tornata elettorale dove ognuno corre per sé, dove non ci sono previsioni di alleanze di nessun tipo. Certo è che la coalizione di Scelta Civica io credo sarà comunque necessaria ed indispensabile, non per fare numero, per un accordo che numericamente dovrà servire a trovare la maggioranza nelle due Camere. È chiaro, noi tutti ci auguriamo di essere la prima coalizione e quindi di vincere senza dover necessariamente ricorrere a qualcun altro, ma essendo io un fautore e un sostenitore, diciamo, anche del proporzionale, non amo il bipolarismo, credo che se ci dovesse essere spazio per degli accordi, il nome del buon senso e della convergenza di programmi per interessi dei cittadini, credo che questo debba farsi. Al di là di chi sarà il vincitore, immagino che Monti sia una persona che ha garantito con il supporto dei maggiori partiti e delle maggiori coalizioni un anno difficile, ha traghettato l'Italia fuori dalle secche ed è innegabile, gli si è staccata la spina quando la politica ha temuto che davvero doveva fare la riforma della legge elettorale, quindi credo che Monti sia una persona di cui avranno bisogno in molti e credo che Scelta Civica intorno a Monti sia una formazione estremamente importante, perché quando si parla di vicinanza agli italiani in un momento difficile, di una crisi, di povertà, io credo che a chiacchiere siamo bravi tutti, ma in Scelta Civica c'è la dimostrazione tangibile di fatti
che sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Perché una grande componente, estremamente rilevante, sia qualitativamente che numericamente, in Scelta Civica, è rappresentata da associazioni di volontariato, dalla comunità di Sant'Egidio, dalle ACLI, da associazioni cattoliche e laicali, da gente che da 20 anni, 30 anni si adopera per aiutare il prossimo. E non, insomma, come qualche urlatore di piazza che denuncia le ingiustizie, ma non ha uno straccio di idea su come porvi rimedio. Monti in Molise non è arrivato in questi giorni, ce lo porteremo dopo, chissà, con festeggiamenti particolari. Beh, Monti evidentemente ha pensato che fossi sufficiente io come capolista a portare avanti le istanze di Scelta Civica. Battute a parte, insomma, si è dato da fare molto. È un'organizzazione nuova, non ha una serie di dirigenti visibili come giustamente hanno gli altri partiti. Monti è stato già abbastanza preso tra la continuazione, seppur ordinaria, del compito istituzionale e anche quello che ha dovuto fare in giro per l'Italia e per l'Europa per ragioni elettorali. Poi di Monti in Molise ce ne sono tanti, vista la zona collinare, sì, sì, montuosa proprio di questa terra. Gigino L'Angelo, io partirei da quella provocazione proprio iniziale, no? Selle e Monti, o meglio Vendola e Monti, se le stanno dando di santa ragione. Ma io credo che questo sia solo un... È una minaccia più indiretta a Bersani oppure un gioco giornalistico, perché a me pare che sia Monti e sia Vendola tutti i santi giorni ribadiscono che siamo alternativi, per cui il problema non c'è. Per quanto mi riguarda, ovviamente noi davvero siamo alternativi perché abbiamo un concetto diverso di come mettere mano e di come uscire da questa crisi. Ovviamente noi siamo convinti che il governo Monti abbia commesso tantissimi errori e che il governo Monti ha fatto pagare la crisi alle solite persone, cioè ai deboli. E allora da qui bisogna partire. Noi siamo convinti che è giunto il momento di far pagare a chi ha e di dare una grandissima mano ai tanti che purtroppo non hanno più nulla. Per cui da qui bisogna partire e per questo credo che noi siamo alternativi. Mentre, per usare una battuta, Vendola non è venuto in Molise perché non c'era ancora l'accordo e il bando sui trasporti, perché tra Puglia e Molise poteva venire pure col pullman regionale o extraregionale. Ma il problema però non è il trasporto. C'è Gigino D'Angelo, lì c'è Scassera, qui c'è D'Angelo. Il problema è che noi dobbiamo uscire fuori anche da questa personalizzazione. Io credo che Sel sia un partito che ha, oltre a Vendola, c'ha tantissime altre persone brave e qui nel Molise davvero rappresentiamo l'alternativa. Davvero qui, insomma, ci sono dirigenti che hanno storie di sinistra e che hanno dimostrato sul campo competenza e capacità. Costanza Carriero. Marina Sereni, no, vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, le ha fatto tanti complimenti per un ingresso a livello regionale, ma ha affrontato il concetto che il 40% in Parlamento del PD saranno tutte donne, perché qualcuno lascerà il posto poi alla Vennitelli, perché i due non verranno eletti, oppure perché ha fatto un dato nazionale più ampio. No, è un dato nazionale in quanto abbiamo candidato il 50% di donne a livello nazionale e il 40% in posizione eleggibile, per cui è stata una scelta che tra l'altro nasce sempre e comunque dal Partito Democratico nel 2007, quando abbiamo dato vita a questo nuovo soggetto politico, laddove il nostro primo segretario nazionale Walter Veltroni aveva ipotizzato, o meglio sperato e auspicato, un ragionamento di donne, di presenza di donne al 50% con l'alternanza di genere. Noi l'abbiamo portato avanti questo ragionamento. Mi dispiace che in Molise questa cosa non sia stata fattibile, ma del resto è anche vero che non puoi neanche costringere le persone a candidarsi con la pistola.
le donne se ritengono di essere utili lo devono fare. Non sono convinta in qualche modo che ci debba essere una legge, una tutela per questo, però mi rendo anche conto che se non sei sufficientemente forte come donna, gli ometti, gli omini, i maschietti, diciamo così, in qualche modo ci danno qualche problema, perché ovviamente per ognuna di noi che entra c'è uno di loro che esce, e è complicato. Però mi sentivo di rispondere un attimo a Gigino, se posso, con l'affetto che lui sa, e cioè che non capisco come mai Sel, che fa tanti ragionamenti di questo tipo, oggi in Molise in modo particolare sta facendo una campagna elettorale dicendo votate noi di Sel, tanto il voto va a Bersani. È una cosa che ho già sentito ai tempi dell'IDV con Di Pietro e sinceramente ho i brividi. Breve replica, no? No, è vero, scusa. Chi vota Sel vota per Bersani, per cui non credo che abbiamo detto o che stiamo facendo una campagna sulle bugie. Credo assolutamente no. Chi vota Sel vota Bersani. D'accordo. Domenico Di Lisa, a quanto ha penalizzato in questo momento anche Giannino a livello nazionale, perché Romano ha fatto questo mezzo accordo con... Ma questo è un accordo di Romano con Giannini, cioè Romano ha una sua affinità dal punto di vista politico con Giannino, con altri. Io sono chiaramente un uomo di sinistra e mi sono candidato esplicitamente cercando di interpretare quella esigenza della sinistra molisana di esprimere un malessere, di esprimere io mi sono sentito offeso da certi accordi, offeso e indignato, non tanto per me che dalla politica insomma ho avuto anche qualche cosa, ma mi sono sentito offeso e indignato per quei tanti militanti della sinistra che oggi si ritrovano a braccetto con chi il sistema di potere di Michele Iorio lo ha gestito con tutte e due le mani, non con una sola mano. Quindi ho fatto questa scelta, l'ho fatta anche perché ritengo che quel sistema bisogna assolutamente mettercelo alle spalle ed è stato un sistema che purtroppo ha coinvolto anche il centrosinistra molte volte nelle operazioni di sottogoverno. Io sono convinto invece che noi dobbiamo proporre un altro modello di Molise, un altro modello di società, una società che rivendica la propria libertà, una società che rivendica il proprio diritto ad essere libera, una società che rivendica il diritto a non chiedere una elemosina quando chiede il posto di lavoro, una società che quando va ad esprimersi alle elezioni non deve chiedersi se può avere delle ritorsioni, che non si piega neanche rispetto alle promesse che si fanno. Io sto dicendo in questi giorni votate chi volete, ma votatelo con convinzione, votate liberamente, votate con libertà. Perché? Perché una persona che perde anche la libertà di votare secondo il proprio convincimento non è un uomo, non è una persona, è un servo. Questo principio bisogna affermarlo in questa regione, perché c'è ancora un voto coartato, un voto condizionato, un voto che viene impedito nel suo esercizio libero. Anche da questo punto di vista io mi sarei aspettato da parte della sinistra, da parte del centrosinistra, una maggiore convinzione nel portare avanti la battaglia. Che io sia in qualche modo in sofferenza con la sinistra e il centrosinistra molisano è noto a tutti, lo sto manifestando da anni questo malessere, da anni sto anche cercando di mettere in guardia la politica dalla cosiddetta antipolitica, che poi antipolitica non è, attenzione,
perché anche chi oggi in qualche modo radicalizza lo scontro con questa politica, ritengo ponga dei problemi fondamentalmente veri, ponga dei problemi fondamentalmente reali, ponga dei problemi che la gente avverte, quello dei privilegi della politica, quello degli sprechi, battaglie che io ho fatto quando Grillo non era ancora Grillo faceva solo il comico quando io ho fatto di queste battaglie, ho fatto di queste proposte e ho visto anche, come dire, la freddezza con la quale anche la sinistra, anche il centrosinistra molisano e non solo molisano hanno accolto quelle mie posizioni e quelle mie proposte. Allora c'è oggi la necessità di recuperare una, non dico una sintonia con questa società, perché voglio dire anche un'altra cosa, attenzione, perché se la politica ha commesso grandi errori, io ritengo dei crimini addirittura, è vero anche che ha avuto il sostegno e l'avallo di questa società. Se ci fosse stata una società più attenta, una società più sensibile naturalmente ai problemi etici, alla questione morale, che non è una questione giudiziaria, ma è una questione di come si gestisce e si esercita il potere nelle istituzioni, io sono convinto che probabilmente non saremmo arrivati a questo scollamento. D'accordo. Tra la politica e la differenza tra di Lisa e Romano, perché con le parole dette pagamente mi sono anche piaciute. Se l'avesse detto Romano sarebbe crollato il capannone. Io sono di Lisa e lui è Romano. Certo. Michele Scassera, apprezzo la sincerità, quindi faccio domande un po' più ampie. In questa campagna elettorale, sicuramente non da parte di Scassera e di altri componenti candidati, tra virgolette, tra centro e centrodestra, però anziché appoggiare Michele Iori, ho sentito soprattutto Fratelli d'Italia, di Sandro e di Giacomo del PDL, che litigavano tutti i giorni, forse non si sono ancora accorti che stavano nella stessa coalizione a livello nazionale. Questo non dà un po' fastidio, perché in un momento di riunire le anime, già anche a Isernia, per esempio, che il PDL sbaglia a fare la lista, questo è proprio da Striscia la Notizia. Però dico, non vedo molta unione, almeno non l'ho vista dal mio punto di vista. Beh, è una domanda che non riguarda me. La volevo fare a Di Giacomo. Alla quale allora mi sostituisco indegnamente, alla quale non dovrei rispondere io, però condivido. Condivido assolutamente l'analisi. Credo che nelle due coalizioni, quella di centrodestra e quella di centrosinistra, siano evidenti le frammentazioni, siano evidenti le divergenze, siano evidenti le ragioni che hanno portato questi movimenti e questi partiti ad unirsi in coalizione. Sola e mera opportunità. E lo ascoltavo prima, ascoltando anche le parole di D'Angelo, che è vero, votano Bersani, però contestano il PD. Ma è un qualcosa che obiettivamente è vera, ma suona male, a mio avviso, suona molto male. Così come suona male tra Fratelli d'Italia e PDL, addirittura ho visto i miei due colleghi candidati alla Camera, quindi Gianfranco Vitagliano e Sabrina De Camillis, che sono andati addirittura in uno spot elettorale, l'uno contro l'altra e viceversa, si sono fatti botta e risposta tramite spot elettorali. L'una ha difeso il Molise da una programmazione regionale sbagliata, cioè quella di Vitagliano, l'altro si candida al Parlamento per dare una rappresentanza degna che il Molise non ha avuto. A me sembra paradossale. Io non ho il piacere di conoscere personalmente i candidati dell'UDC e di FLI alla Camera, ma sono con me in coalizione. Mai mi permetterei di utilizzare termini e divergenze di vedute così marcate, altrimenti credo sarebbe stato più giusto ed opportuno non stare nella medesima coalizione. Noi siamo in una coalizione invece che vuole essere riformista, che vuole essere centrista, che vuole essere inclusiva e che vuole essere una coalizione che si contrappone fortemente a questo sistema di opportunità, di legge elettorale truffa che non è stata mai voluta modificare dai partiti, da una sorta di ipocrisia che è bene che cessi, che è bene che smetta di esistere nella politica. Vede, è un po' la logica di Grillo, ascoltavo prima di Lisa con molta attenzione, e convengo sul fatto che bisogna votare con libertà, ma io credo anche con coscienza e dopo un'attenta riflessione. Bisogna votare dopo aver riflettuto con la testa e non con la pancia.
perché altrimenti un gesto di un attimo potrebbe davvero avere delle ripercussioni lunghe 5 anni, allorché il governo e il Parlamento, la legislatura dovesse durare 5 anni. Tutti denunciano una cattiva politica, tutti denunciano i costi della politica, pochi effettivamente raccolgono l'invito, ma c'è una protesta fine a se stessa. Io torno a sottolineare che è quella di Grillo, che per quanto mi riguarda non ha mai smesso di fare il comico, lo fa in modo diverso, che non riesce a dare uno straccio di alternativa. Mario Monti in 12 mesi queste cose le ha fatte. E posso dire da consigliere regionale che i provvedimenti che ha preso Mario Monti e che incidono sui costi della politica, sull'organizzazione della macchina burocratica, sul miglioramento della società, sono stati provvedimenti durissimi. Anche nei confronti delle banche sono stati provvedimenti durissimi. È una persona che alla protesta, per protestare, ha utilizzato toni pacati, ma azioni mirate, forti e fortemente incisive. Questo è quello che caratterizza, a mio modo di vedere, la politica che dovrà essere nei prossimi anni. Mi auguro che Scelta Civica davvero possa fare da traino, possa diventare un collante per le tante persone impegnate nella società civile, nella politica, per cercare di interpretare in maniera nuova, diversa questo sentimento e saper domare la rabbia e protestare con i fatti e non con le urla. D'accordo, noi ci prego, velocemente. Sì, rapidamente due precisazioni, perché non tutti i partiti sono uguali. Io condivido quello che ha detto l'assessore Scasserra, però mi sento di precisare come Partito Democratico che noi Monti l'abbiamo appoggiato con responsabilità e certo non è caduto per colpa nostra. È stato il PDL che ha fatto con la Lega, che hanno fatto scelte diverse, vabbè, la Lega stava già fuori dalla coalizione di maggioranza, è stata la Lega che ha fatto quel tipo di scelta. Noi abbiamo continuato ad appoggiare il governo Monti perché abbiamo ritenuto che alcune cose erano giuste, che andavano fatte in un momento di emergenza, perché in quanto emergenza andavano fatte subito. Le abbiamo appoggiate, alcune cose non ci piacciono, la legge Fornero è da cambiare, la riforma Fornero in alcuni punti è da cambiare, le cambieremo appena arriveremo al governo di questa nazione, sicuramente. E quindi responsabilmente il PD ha fatto le sue scelte giuste e corrette. A maggior ragione, proprio perché alcuni partiti non hanno voluto cambiare la legge elettorale, non si può addebitare, non perché lui l'abbia fatto, per carità, parliamo di un ragionamento generale, sì. Il Partito Democratico già da oltre 2 anni ha lasciato in Parlamento, ha depositato in Parlamento una proposta di legge per cambiare la legge elettorale, proprio perché ci crediamo che vada modificata. L'abbiamo portata avanti, ne abbiamo discusso in varie situazioni, nelle varie commissioni. Dopodiché è chiaro, se non hai i numeri, la maggioranza è maggioranza, se non ce l'hai cade, e tant'è che è rimasta lì ferma da una parte. Ultimo pezzettino, ancora a maggior ragione e a conferma di quello della bontà in qualche modo dell'azione del Partito Democratico, noi abbiamo appoggiato una legge che è quella, un decreto legge che è stato tramutato rapidamente in legge, che è la 213 del 2012, proprio per andare a modificare, a tagliare e a controllare meglio le spese negli enti locali, in Italia in generale e così via, tant'è che uno dei primissimi atti è stato una delle prime conseguenze, non dei primi atti, una delle primissime conseguenze dell'applicazione di questa legge, della 213 del 2012, è stata la delibera della Corte dei Conti regionale del Molise, che ha in qualche modo analizzato i 5 anni dell'amministrazione Iorio, della legislatura Iorio, e ha criticato fortemente tutto ciò che è stato fatto, in quanto non ci sono certezze su nulla se non un indebitamento di 350 milioni di euro, che, come dico sempre nei miei incontri recentemente, 350 milioni di euro, detto così, sembrano pochi, tramutati nelle vecchie amate lire, è una cifra talmente lunga, talmente grande, che non riesci neanche più a leggerla, con una situazione di bilancio, con un'ingessatura di bilancio, una rigidità della spesa del 98% a livello regionale, significa che diventa complicato muoversi in questi paletti e con queste situazioni. Il PD ha ritenuto di appoggiare l'approvazione di quella legge convintamente, e oggi abbiamo un mezzo in più per andare a controllare meglio determinate situazioni, quindi orgogliosamente d'accordo, abbiamo appoggiato queste situazioni. Grazie, ci dobbiamo fermare 2 minuti di pubblicità, poi riprenderemo subito con le ultime domande perché stiamo in conclusione.
Rieccoci tornati in studio, ultimo giro di domande, poi vi ricordo anche che abbiamo estrapolato 5 minuti per ogni candidato presidente della Regione Molise, quindi vedremo i sei comizi della durata di 5 minuti cada uno, quindi per dare anche un servizio visto anche le temperature, qualcuno non sarà uscito e quindi potrà rivedere questi spezzoni. Io ripartirei da Gigino D'Angelo, non so se ancora vuole replicare, ma il risultato è chiaro. Facciamo delle ipotesi, no? Anche perché i sondaggi sono super proibiti, però si dice che in caso di vittoria il PD potrebbe avere, come in caso di vittoria di Bersani, Sel potrebbe essere rappresentato con un ministro, quindi col ministro Vendola, è così? Io non lo so questo. So però che Sel sta andando bene perché propone un programma che è condiviso da tantissime persone, perché mentre noi discutiamo, facciamo incontri, comizi, io so che facendo il sindaco da me, da noi, quotidianamente vengono persone, cittadini, che sono disperati. E non c'è spending review che tenga, perché pure là, altre chiacchiere. Io so che noi non abbiamo più risorse per garantire i servizi vitali ai cittadini. Allora, o partiamo da questi punti fermi, altrimenti credo che davvero le famiglie saranno sempre di più strozzate, soffocate da questi ragionamenti e da questi tagli. Perché è vero che c'è stato un taglio furbesco sui costi della politica, ma qualcuno mi deve far capire i piccoli comuni quali costi avevano, perché non hanno avuto il coraggio di mettere mano al Parlamento, ai parlamentari. È troppo facile scagliarsi coi deboli. 13 parlamentari rappresentano un costo complessivo di tutti i piccoli comuni. E anziché mettere mano ai costi veri, hanno ritenuto, credo con leggerezza, di praticare i tagli sui deboli. Ma oltre a questo, io credo che noi con molto orgoglio abbiamo fatto questa battaglia contro il governo Monti, che è stato forte coi deboli e debole coi forti. E credo che ci sia bisogno di rovesciare questo concetto. Bisogna iniziare ad mettere mano lì dove la politica non ha mai avuto il coraggio di mettere mano. E Sel è in campo per questo. Sel è in campo per garantire davvero una politica capace di tutelare gli interessi dei deboli, tutelare gli interessi di chi è oggi svantaggiato rispetto ad altri. Io porto con me la mia esperienza come sindaco ed ogni mattina c'è una fila di cittadini che viene in comune per recriminare un diritto, il diritto ad avere un lavoro, il diritto ad avere una sanità capace di curare quando ci sta bisogno, e non una sanità fondata più sul come soddisfare bisogni di qualche medico amico. Allora, o rovesciamo questo concetto, oppure credo che
da qui a breve, insomma, noi non saremo più in grado di fermare i cittadini, perché i cittadini giustamente sono arrabbiatissimi, perché non sanno più non come arrivare a fine mese, ma come affrontare il domani. C'è un bisogno talmente urgente, talmente vitale, ma vi dice qualcosa? 30 secondi. Dei cittadini che si tolgono la vita semplicemente perché non hanno più i soldi per comprare il latte ai figli. Vi dice qualcosa i tanti che si incatenano perché ormai non ce la fanno più, non ce la fanno più? E allora da questi bisogni bisogna partire, ripartire. Allora o la sinistra ricomincia da qui, oppure credo che, insomma, è inutile parlarne, è inutile continuare sempre con solite chiacchiere. Michele Scassera, non è così per lei, e parliamo anche in caso di vittoria. Monti, che cosa ha in mente come priorità? La cosa che va chiarita, e mi dispiace anche dirlo in questi termini, io noto una demagogia dilagante. Prima la demagogia, l'unica che vedevo, era quella di Grillo, che parlava di denunce dicendo cose vere e non portava soluzioni. La demagogia la vedo con Berlusconi, che dice: i cittadini stanno male, ridiamo i soldi dell'IMU, addirittura abbassiamo le tasse, porto a mandare le persone anziane in fila alle poste a ritirare i soldi del rimborso dell'IMU. E ora lo sento da Sell, che, facendo leva, a mio avviso in maniera proprio assolutamente inopportuna, addirittura sui suicidi, sulla gente che sta male, lo sappiamo tutti che la gente sta male, D'Angelo, lo sappiamo tutti, ma mi sembra davvero demagogia pura venire a parlare di queste cose lasciando intendere che Sell ha a cuore questo problema e le altre forze invece non ce l'hanno a cuore. L'unica cosa che non ho sentito dire né a lei e né a nessuno di Sell, come? Cioè, parlate solo di ciò che non va e dice bisogna rovesciare questo modo di agire. Come lo rovesciate? Dove li prendete i soldi? Cosa fate? Quali sono i programmi? I programmi di chi è contro l'Europa? I programmi di chi vuole sforare? I programmi di chi crede che, magari rimestando all'interno di una società chiusa e non europeizzata, si possano risolvere queste difficoltà? Questo è soltanto il modo per illudere i cittadini e dare quei 6 mesi, 1 anno, 2 anni di ulteriore speranza agonizzante, per poi ritrovarci fra 2 anni o quando sarà molto peggio di prima. Io credo che l'equilibrio invece dimostrato nella coalizione che ha retto il governo Monti sia stato un equilibrio di quelle forze moderate, e convengo sul fatto che probabilmente le ali estreme oggi più che mai dovrebbero rimanere, ove possibile, proprio fuori del Parlamento. Perché questa demagogia è pericolosa. Io sono per la rappresentanza a tutti i livelli, ma la rappresentanza deve significare proporre qualcosa, non soltanto cercare di demolire. È un qualcosa veramente che non riesco a tollerare. Quando si parla di Monti deboli con i forti e forte con i deboli, perché non ha toccato i costi della politica, i costi del Parlamento e ha agito sui piccoli comuni, si dice un'altra falsità. Un'altra falsità, perché comunque non era un governo tecnico che doveva toccare i costi della politica. Gli accordi sul governo Monti, sul governo tecnico, è che Monti avrebbe fatto le riforme finanziarie e fiscali necessarie per uscire fuori dalle secche, accompagnato da alcune misure che il Parlamento avrebbe dovuto portare avanti. Ed è il Parlamento che non ha portato avanti nessuna misura del genere. Legge elettorale, riduzione del numero dei parlamentari, noi non c'eravamo in Parlamento. Riforma. E speriamo che non ci sarete neanche la prossima volta. Ci saremo purtroppo per voi. No, ci sarete purtroppo per gli italiani. Anche perché per stare in Parlamento siete dovuti andare, vostro malgrado, ad accodarvi a una coalizione che non vi vede uniti o unibili dal punto di vista degli ideali, l'avete detto prima, non vi sentite di quella parte, contestate quella sinistra, ma per opportunità vi andate a mettere sotto l'ala protettiva di Bersani. Non per opportunità politica, per opportunità politica, perché altrimenti stareste fuori. Noi stiamo da soli. Con questa legge elettorale che il Parlamento, dove voi stavate, chi non stava, ha voluto chi cambiare. Chi stava in Parlamento? Monti, stava in Parlamento? Monti, mi pare che
è ancora oggi il presidente del Consiglio, che quindi non è Parlamento, parliamo di Consiglio dei Ministri, che è un'altra cosa. E c'ha parlamentari che è candidato con lui. Non ha parlamentari, informatevi. No, c'ha parlamentari che si sono candidati con lui. Informatevi, lista civica non ha nessun parlamentare uscente. Ma vuole farmi credere che Monti non aveva un ruolo e quindi non poteva presentare proposte di legge e battersi affinché il Parlamento anche potesse questo, cambiare anche la legge? Anche questo doveva fare. Allora un uomo solo al comando, un one man band, almeno, almeno questo, non anche questo, almeno questo. Abbiate pazienza, va. Io credo che effettivamente bisognerebbe assumersi le proprie responsabilità in qualsiasi modo. Io lo faccio e credo, quotidianamente non sto, non sto parlando di lei sicuramente. E credo che Monti l'abbia fatto ben oltre quello che gli era stato affidato come incarico. L'ha fatto per le banche. L'ha fatto per le banche. L'ha fatto per le banche. Ecco, a proposito di demagogia, l'ho fatto per le banche. Simpatica anche questa. E per i tecnocrati che stanno in Europa. Mi sembra che il PD in Europa sia il più serio. Bene. Federico, che allora, ne pensa via, lei? Via. Quando finite? Vabbè, ragioniamo su questo. No, ma è sempre... Via dall'Europa, via le banche, tutti i patrimoni. Nessuno dice questo. Vogliamo una Europa davvero che unisca i popoli. Deve dire come? Non gli interessi anch'io soltanto. Vorrei tutto, anch'io vorrei tutto, deve dire come. Se mi dà 5 minuti potrei pure dire. Vuole, no, ve li do dopo a parte, ne parlerete qui fuori. Perché pronto a dire come. Dobbiamo andare avanti. Il PD ha portato avanti prego, una riduzione Carriero. Di parlamentari a 6,50 rispetto ai 900, ai quasi 1000 di oggi. E non è stata votata sempre dalla medesima parte, perché poi ognuno parla ma siamo sempre lì, perché ovviamente 300 parlamentari in meno significa in qualche modo meno posti da spartire. Noi l'abbiamo portata in Parlamento quella richiesta di scendere a 6,50 proprio per dare ai cittadini italiani un segnale forte di riduzione dei costi della politica. Abbiamo votato anche l'abbassamento del finanziamento, il dimezzamento, perché ci siamo battuti affinché dal 20% fosse invece una votazione un po', sì. Al 50%, tant'è che da giugno dell'anno scorso il finanziamento ai partiti è stato dimezzato del 50%. Sono tutte operazioni che il PD ha fatto convintamente, ha portato avanti e abbiamo portato sul tavolo di trattativa dei buoni risultati. La mia domanda è un'altra, se no perdiamo minuti preziosi. Sì. Non potendola fare, ho l'isto di Giacomo per sapere, quindi di Berlusconi, lo chiedo invece a Costanza Carriero su Bersani. Sto guardando, in caso di vittoria no, di Bersani, sto guardando e dovete fare attenzione, una maggioranza un po' risicata perché i numeri potrebbero essere anche molto molto bassi. Tra al Senato forse, ma stiamo recuperando anche io lì. Sto guardando che se vi spostate un po' più da questa parte gridano Vendola, se vi spostate un po' più da quella parte grida Monti. Io ho una convinzione che siccome l'Italia ha necessità, per tutto quello che ha detto prima Gigino D'Angelo ma anche per quello che ha detto l'assessore Scasserra, secondo me è il buon senso che in questa situazione deve portare avanti qualsiasi scelta. Oggi l'Italia ha bisogno di un governo stabile e ha bisogno della parte sinistra, ha bisogno della parte moderata, ha bisogno di tutti, perché tutti insieme, rimboccandoci le maniche, come dice Bersani, potremo portare dei buoni risultati a questa nazione. Quindi la sua domanda sarebbe tendenziosa, ma non accetto. Abbiamo risposto. Che cosa ha deluso un po' di questa campagna regionale, delle grida di Massimo Romano? Perché dopo tocca a Di Lisa che ci risponderà. Secondo me non si fa politica, certo ognuno dice quello che prova, quello che sente, più o meno in modo veemente, ma non così. Cioè non si può fare una campagna regionale attaccando in questo modo. Mi sembra che Massimo Romano sia stato 5 anni consigliere regionale, abbia fatto un altro anno e quindi sono 6, che si è soltanto laureato 7 anni fa, per cui di fatto non ha mai lavorato in vita sua, 6 anni ha fatto il consigliere regionale. Non mi sembra che con le denunce si possa fare politica. Le denunce toccano la magistratura, civile, penale, amministrativa, tocca a loro. Non tocca ad un politico fare questo. Io ho molte perplessità, sinceramente quando apro i giornali la mattina sono terrorizzata, perché nell'andare a vedere la mia rassegna stampa personale, i vari titoli, le varie cose, ogni volta c'è un attacco frontale che non lo so, io ho paura di situazioni di questo tipo. Preferisco più confrontarmi con Domenico Di Lisa, persona che ha sempre dato il suo contributo costruttivo, magari arrabbiandosi anche con noi, ma in modo molto civile.
A me le urla e le grida non mi sono mai piaciute, ma questo vale un po' in generale su tutto. E quindi no, la sua campagna elettorale non mi è piaciuta, non gli ho risposto mai pubblicamente, ma soltanto per non alimentare quel tipo di polemica. Loro non sono l'unica parte giusta che esiste, ognuno di noi ha un qualcosa di buono da dare. Se forse avessimo avuto, diciamo così, l'intelligenza e l'onestà intellettuale, nonché politica, di fare certi tipi di ragionamenti, oggi non ci troveremmo qui tre di centrosinistra seduti da una parte, uno di centrodestra dall'altra parte, o moderato, centrista, come meglio ritenete, e forse oggi non avremmo tante difficoltà a mandare segnali diversi a quei cittadini che non vogliono venire a votare. Perché chi non vuole venire a votare non è che non viene perché non gli piace il PD, non gli piace SEL, non gli piace quello, è perché è stanco di quel tipo di politica urlata. È quello il problema. Però è anche vero che non si può neanche andare a dare forza ad un movimento come Grillo, perché chi dà un voto di protesta, mette una X su un movimento come quello di Grillo, che è sicuramente urlato come urla Massimo Romano, e quindi in modo speculare va bene anche il ragionamento che sto per fare anche per Massimo Romano, sa che tipo di conseguenze si hanno. Cioè, tu puoi dare un voto di protesta perché è legittimo, ma il voto è un diritto, ma è anche un dovere, soprattutto in questo momento. E quindi nel momento in cui tu vai a mettere la X per protesta, sai che tipo di conseguenza, hai riflettuto su che tipo di conseguenza c'è o no dando quel tipo di voto? Forse è il caso di rifletterci, ci sono ancora 48 ore, io mi auguro che la gente rifletta, venga a votare, esprima il suo voto e lo esprima per il Partito Democratico. D'accordo, e noi facciamo chiudere a Dilisa, così recuperiamo pure della sagoma del confronto dei candidati presidenti. Dilisa, troppo urlata la campagna elettorale di Massimo Romano o andava fatto tutto così? Ma Massimo ha un suo carattere, ha un suo modo di porsi, di dire le cose. Però io credo che la cosa importante è cercare di cogliere il senso e il messaggio di quello che vuole lanciare Massimo Romano, che non interpreta una candidatura di protesta. Io credo che interpreti invece una candidatura di protesta verso questo sistema, ma anche di proposta. Noi riteniamo che purtroppo, per come si sono configurati gli schieramenti, il centrosinistra e quello di Michele Iorio, naturalmente non c'è alcuna possibilità di cambiare realmente. A Costanza, alla quale mi lega una sincera amicizia, io vorrei ricordare quando io sono stato in consiglio regionale dal 2002 al 2006. In consiglio regionale io ho vissuto e ho contrastato con tutte le mie forze e a viso aperto il patto scellerato che già allora si stava consumando sul terreno della sanità. Allora le forze di centrosinistra, ad eccezione del sottoscritto, insieme all'UDC di Patriciello, hanno impedito per 3 anni addirittura di fare una riforma che mi sembra oggi sia quella che non si mette in discussione, cioè la introduzione, il superamento delle 4 ASL e la introduzione della unica ASL. La linea del Piave della sinistra e di Patriciello fu quella, ma perché già allora c'erano praticamente degli interessi convergenti. Successivamente questo questa convergenza di interessi si è verificata ancora tante altre volte. Io non credo che, allora, per come magari lo fosse, perché io mi auguro sempre di sbagliare, non di avere ragione, mi auguro di sbagliare quando penso che se dovesse vincere Paolo Di Laura Frattura, che io l'anno scorso ho sostenuto con grande lealtà, e lo stesso Massimo Romano ha sostenuto con grande lealtà dopo essersi misurato con le primarie, io non credo che, purtroppo, ci sono le condizioni perché quella coalizione possa scardinare completamente il sistema di potere di Michele Iorio.
che ha messo su Michele Iori e che, ripeto, purtroppo ha avuto anche delle propaggini, ha avuto anche degli atteggiamenti di trasversalità che hanno coinvolto il centrosinistra e che io ho sistematicamente rifiutato e ho sistematicamente denunciato. Vedete, in questa regione c'è bisogno di una grande operazione di rinnovamento e soprattutto di cambiamento. Si tratta di un cambiamento prima di tutto di carattere culturale, prima ancora che politico. Questa è una regione dove anche respirare diventa un privilegio, diventa sostanzialmente una concessione di qualcuno. Si chiami Michele Iori, o si chiami Domenico Di Lisa, o si chiami Paolo Frattura. Noi questo atteggiamento lo dobbiamo assolutamente scardinare. In questa regione, anche se uno vuole andare a fare il lavapiatti da qualche parte, deve chiamare il presidente della regione, il consigliere regionale, il sindaco o qualcun altro. È una follia. Nessuno immagina sostanzialmente che questi siano diritti di tutti inalienabili. Tutti pensano che siano concessioni di qualcuno. Io ritengo che questa idea vada superata. La politica deve cimentarsi con la necessità di creare le condizioni per tutti. Dopodiché ognuno naturalmente può e deve trovare il soddisfacimento ad un diritto che è inalienabile, che è quello del lavoro, e sono altri diritti. Io immagino che purtroppo noi abbiamo perso una grande occasione in questa campagna elettorale, io la vedo così, per discutere di questi temi, di come si riorganizza la sanità, perché a sentire molti candidati praticamente tutto deve rimanere come prima, cioè sembra che questa organizzazione della sanità molisana, che è stata voluta principalmente da Michele Iorio, sia la migliore possibile. Io credo che va completamente sovvertita. D'accordo, ci dobbiamo fermare. Io ringrazio gli ospiti, telespettatori, invece voi a casa non andate via, perché cominceremo con il candidato Antonio Federico, con l'arrivo di Beppe Grillo a Campobasso, chiuderemo, quindi andremo avanti, non so ancora l'ordine, comunque li ascolteremo tutti e sei i candidati alla presidenza. Andate a votare, votate una persona competente, capace, il meno peggio, il più simpatico, ma andate a votare, perché è davvero importante che andiamo tutti a svolgere questo dovere che non è di poco conto. Grazie ancora, noi vi ricordo anche che cominceremo la maratona di questa diretta elettorale a cominciare da lunedì. Quindi dalle 14 vedremo un po' lo spoglio, avremo tanti ospiti, tanti candidati, partiti, segretari, andremo in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente, abbiamo i collegamenti con le due prefetture di Campobasso e Isernia, quindi vi terremo aggiornato fino all'ultimo consigliere eletto regionale, quindi questo il martedì, che sicuramente prevederà notte fonda, e speriamo insomma che i scrutatori, che avevano bisogno anche di prendere queste 600-700 euro, siano un po' più attenti. Ve lo chiediamo per cortesia, in ginocchio, per favore, non ci fate fare le 12, non ci fate mettere la tavola il giorno dopo a mezzogiorno qui in televisione. Cerchiamo di raccogliere anche i dati con una certa professionalità, quindi per molti è un momento anche di necessità, e chissà se anche in questo agli scrutatori ci ha pensato la politica per metterli lì. Grazie a tutti e arrivederci. We'll be right back.